Buongiorno a tutti. Oggi sono a casa. Mi hanno dato un giorno libero, allora oggi ho deciso di dedicare questa giornata per fare le pulizie e per mettere via tutti gli addobbi natalizi. So che tantissimi mettono via tutto dopo la Befana, ecco. Io invece quest'anno ne approfitto di questa giornata e dopo la Befana vorrei stare un po' più a riposo, ecco, perché anche di mettere via tutto ci vuole del suo tempo, uno ci mette un'oretta o due solo per smontare albero, tutti addobbi natalizi. Poi tutti gli anni mi accorgo che dopo un po', dopo qualche settimana, quando ho addobbi natalizi o altri addobbi, ecco, e mi stanco subito, cioè dopo due settimane mi stanco, vorrei tirare via tutto. Non so se succede anche a voi, ma a me mi succede così adesso. Ed ecco perché io, come addobbi natalizi, avete visto anche voi, ho addobbato solo la sala e ho messo qualche cuscino in cucina, ecco, cioè giusto per far vedere che è Natale, ecco. Però pian pianino, secondo me, anche l'anno prossimo li metterò ancora meno, ecco. Così ci metto meno tempo per spolverare e per fare anche le pulizie. È tutto un... sì, tutta una cosa forse mentale, ecco, non lo so. Allora, come vedete dall'immagine, per la prima cosa che faccio io passo l'aspirapolvere dappertutto. Per oggi pulisco una camera alla volta. Cioè, intanto l'aspirapolvere passo dappertutto, in tutte le camere. E dopo invece spolvero e passo lo straccio invece camera alla volta. Per spolverare invece ci metto l'acqua e un goccino di ammorbidente, visto che l'ho comprato per sbaglio. E niente, lo uso come antistatico. E intanto pulisco la camera da letto, e pulisco tutti i mobili. E poi dopo lavo i pavimenti con un detersivo igienizzante per i pavimenti, niente di che, ecco. E poi lavo i pavimenti nel mio solito modo, ecco. Dopo la camera da letto invece passo in cameretta e anche qua faccio la stessa cosa, prima pulisco la polvere e dopo passo con lo straccio, pulisco tutti i pavimenti.
Poi nel frattempo vado a rifare anche il letto, chiudo anche tutte le finestre perché dopo un po' viene freschino, ecco. L'avevo aperto tutte le finestre, ecco, non ve l'ho detto prima, giusto per cambiare un po' aria. Poi nel frattempo ho fatto anche da mangiare, ho fatto anche qualche lavatrice. Sono andata a stendere su un solaio, ho preso altre cose che erano già asciutte. Così quelle che non devo stirare le metto già subito dentro l'armadio, ecco. Poi faccio ripartire anche un'altra lavatrice, metto via questi cuscini qua che erano natalizi. Infatti non vedevo l'ora di tirarli via, sono tanto scomodi, ragazze. E vabbè. Poi dopo sono andata su un solaio a recuperare tutte le scatole da mettere via dopo i natalizi. Infatti qua ho tirato un addobbo che c'era messo sopra la porta. E incomincio a tirare via tutto. Tiro via tutti gli addobbi natalizi, anche qua che c'è la sua mensola, spolvero e dopo rimetto altre cose che non sono natalizie, ecco. Ah, ragazzi, qualcuno mi ha chiesto se sto bene. Sì, ragazzi, sto bene. Giustamente a fare video così, con la voce fuori campo, non scherzo, non rido come faccio di solito, ecco, perché registrando così fa forse un altro impatto, però sì, sto bene. Alla fine quest'anno non ho comprato neanche abete, perché tutti gli anni facevo un centro tavola con i rami, ecco. E quest'anno non ho comprato neanche quello, ma va bene così, ecco. Prossimo anno forse lo ricompro, ma quest'anno per la mancanza di tempo, perché dovevo andare al mercato, una cosa o l'altra, alla fine ho lasciato questo qua, ecco. L'ho abbellito un po', questo centro, che era centro con i fiori, ma molto semplice, l'avevo abbellito con un po' di cosine natalizie e ho lasciato così. Tiro giù albero, che così faccio prima a smontare tutti gli addobbi, tutto quanto, anche le lucine, che sono scomode, ecco.
anche il cesto che avevo fatto sotto l'albero a me non è dispiaciuto quest'anno, infatti lo tengo, non l'ho smontato, lo tengo per l'anno prossimo, che mi piace di più che il centrino sotto. Poi rimetto tutti gli addobbi natalizi dentro le sue buste, li tengo tutti separati perché così faccio prima, anno dopo, dipende da come lo voglio fare, così faccio prima, ecco, ad addobbare, scelgo prima tutti gli addobbi. Questi giustamente sono alcuni addobbi natalizi, però ne ho degli altri, ecco, su un solaio, però quest'anno l'avevo fatto molto semplice e a me non mi è dispiaciuto, ecco. Ogni tanto mi piace cambiare. Poi c'è chi fa uguale tutti gli anni, però ognuno fa le sue scelte, ecco, giustamente facendo sempre nello stesso modo hai meno cose in giro, ecco, quello è vero. Smonto anche tutto questo albero qua. Questo albero qua non so quanti anni ha, ragazzi, ma ne ha tantissimi anni, però è ancora perfetto. Chiudo con lo scotch la scatola, che così non si accumula la polvere, anche se lo tengo dentro un armadietto, però così tiene anche meno spazio, direi. Dopo riporto tutto su un solaio. Poi dopo vado a smontare le lucine che ho anche sul balcone. E domani devo lavare anche il balcone perché guardate com'è sporco. Oggi invece mi concentro in casa, ecco. Poi dopo ripasso un'altra volta con l'aspirapolvere qua perché c'erano tutti i brillantini in giro, si è sporcato tutto di nuovo, niente, ripasso un'altra volta con l'aspirapolvere. Poi dopo spolvero anche tutte le cose in sala, rimetto tutto a posto. Non faccio vedere tutto in questo video qua perché sennò diventa lunghissimo. Intanto metto due o tre cosine qua su questo mobiletto qua. Niente, ragazze, devo ancora comprare uno specchio da mettere qui sopra, perché secondo me specchio starebbe meglio, però non ho ancora visto uno specchio che mi può piacere da mettere qui sopra, perché non deve essere né molto elegante né, non mi piace neanche molto pacchiano, ecco, devo essere sincera, e quando troverò uno specchio adatto lo metto qui sopra. La mia casa giustamente forse è un po' troppo classica, forse non piace a tutti, ecco. Anche io ho passato un periodo che volevo cambiare tutto, e invece adesso sono ritornata a me stessa e non li cambierei per nulla, ecco. Perché secondo me forse adesso non vanno tanto di moda, ma torneranno i nostri tempi, ecco. Non vi ho raccontato che prima di comprare quel mobiletto lì che c'è vicino all'ingresso, avevo un'idea, volevo mettere una console, ecco. E siamo andati in un mobilificio a chiedere cosa costa una console, ma piccolissima, in legno. Mi ha chiesto, ragazze, 700 euro. Non so se avevo raccontato questa cosa qua.
Mentre stavamo guardando tutti i mobili, Andrea fa: ma scusi, qua c'ha tutti i mobili di tutta la sala, costa 1.000 euro, lei mi chiede 700 euro per un mobiletto? No, il signore invece l'ha detto: sì, è vero, non vanno di moda, però costano, cioè, 10 volte di più, ecco. E allora mi viene da sorridere quando uno cambia i mobili. Conosco la gente che cambiano i mobili legno, li svendono, cioè, perché hanno dei mobili bellissimi, li svendono e dopo vanno a comprare i mobili dell'IKEA, ecco. Però giustamente ognuno fa le sue scelte, anche se non li condivido, ecco, perché un mobile l'IKEA si smonta con una piccolissima cosa, sappiamo tutti, no? Però va bene, non saremo di moda, però almeno i mobili dureranno degli anni, ecco. Uno giustamente forse non piace legno, ecco, però io preferisco comprare un mobile in legno e poi semmai uno li può anche pitturare. Se non piace legno, ecco, sarebbe una scelta un po' più intelligente secondo me, però è solo il mio pensiero, ecco, non voglio dire la mia come se fosse una legge e quell'altro sbagliano, no, assolutamente no, ognuno fa le sue scelte nella vita. Bene ragazze, io direi che per oggi ho chiacchierato abbastanza. Spero che il video vi è piaciuto, spero che vi ho fatto compagnia. Quelli che non sono ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale per non perdere altri video come questo. E niente, vi chiedo di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!